Oggi, grazie ad Ostesalute, siamo in compagnia della dottoressa Fiorella Araniti, responsabile tricologica in CR Lab in Subria. Dottoressa, benvenuta. Buonasera. Parliamo oggi dei trattamenti tricologici in CR Lab. Dottoressa, innanzitutto, chi è e cosa fa CR Lab? Ricordiamo, allora, CR Lab è un leader mondiale sia dal punto di vista di infoltimento non chirurgico, ma anche per quanto riguarda la salute e il benessere della cute e di conseguenza del capello. Questo permette di avere delle soluzioni presso i nostri centri che sono sensibili, che sono personalizzate e quindi permettono comunque di arrivare a una soluzione di ogni qualsiasi tipo di problema. Possiamo quindi dividere la clientela che si presenta da noi in tre tipologie. Abbiamo il cliente che arriva per prevenzione, il cliente che ha seguito magari ha avuto degli sbalzi ormonali, ha iniziato una terapia, ha avuto un forte stress e quindi seguiamo un percorso tricologico. Possiamo avere un cliente che oltre al percorso tricologico ha bisogno di aumentare quantitativamente il numero dei capelli e quindi questo va ad accompagnare un percorso chirurgico e quindi un intervento di autotrapianto che avviene attraverso delle cliniche convenzionate. Abbiamo poi quei clienti che non sono in grado di, o meglio non vogliono effettuare l'intervento chirurgico e di conseguenza quindi parliamo di CNC. Dottoressa, quali sono i trattamenti tricologici sviluppati in oltre 50 anni di attività? Tutta la linea tricologica si basa sulla filosofia formulativa e strategia CR Lab, che viene racchiusa tutto dal se parto da un cuoio capelluto sano è facile ottenere un capello sano. Perché è molto importante? Perché sottolineiamo sempre il benessere del cuoio capelluto, perché andando ad agire lì il connubio permette di avere quindi un terreno fertile affinché i nostri capelli possano essere nutriti, possano rinforzarsi, possano essere più lucidi, quindi dare più volume. Quindi partiamo da un concetto dove prendiamo tutto ciò che c'è di naturale e lo applichiamo in maniera tale da ottenere il massimo risultato. È per questo che la filosofia formulativa si basa tra un ponte molto stretto tra scienza e natura. La natura che viene rappresentata da oli essenziali che sono ricchissimi di antiossidanti, quindi ci servono per curare i processi di infiammazione, di ridurre comunque l'invecchiamento precoce del capello e allo stesso tempo da pietre preziose che vengono considerate proprio per le loro attività biologiche, le loro attività fisiche. Molto spesso utilizziamo il diamante come scrub e poi lo vedremo nella linea reidratante, piuttosto che le loro proprietà riflettenti e quindi in grado comunque di proteggere la cute. Quando parliamo di scienza invece parliamo di cellule staminali vegetali che sono ricchi di isoflavonoidi e soprattutto di molecole di origine farmacologica. Che cosa vuol dire? Che queste sono un po' il nostro proiettile magico, cioè arrivano al cuore del problema e ci permettono di ottenere un risultato più duraturo nel tempo. Dottoressa, ma è possibile creare un percorso personalizzato e se sì come? Sì, noi lavoriamo solo con percorsi personalizzati perché nel momento in cui si arriva da noi in seguito alla consulenza, al test cute capello, ci permette comunque di avere un'idea della qualità del sebo, della qualità dell'idratazione, quindi quantifichiamo il problema e quantifichiamo il tipo di risultato. Questo avviene perché le nostre linee permettono di andare ad agire sul problema, quindi nel momento in cui la persona reagisce noi ci muoviamo seguendo il protocollo CR Lab, ma a seconda della situazione. E lo facciamo non solo attraverso dei prodotti, ma anche attraverso delle apparecchiature, come il vapozono, quindi vapore e ozono, che lavorano insieme, soprattutto nella fase iniziale, perché dilatano il poro, perché l'ozono nebulizzato è un forte detossinante e quindi è in grado di riequilibrare lo strato idrolipidico della cute. Lo facciamo tramite il tricopressino, è una fascia che principalmente fa un massaggio meccanico molto piacevole, che permette di portare nutrimento, ossigenazione, permette di eliminare nel momento in cui ho degli anestetismi, di portarli in superficie e lo facciamo con dei fotobiostimolatori che sono in grado di avere una luce rossa, infrarossa, ultravioletta e quindi andare a colpire sia l'epidermide ma anche il derma o l'ipoderma a seconda della problematica. Dottoressa, in questi anni avete sviluppato 6 linee differenti ad hoc sia per uomo che per donna, ce ne può parlare? Allora, sono 6 linee perché vanno in base alle varie esigenze, vanno a rispondere e eliminare gli anestetismi cutanei, quindi il delicato, il sebo regolatore, il reidratante e poi abbiamo l'anticaduta e la linea extra care che invece ci aiutano a rinforzare in maniera tale da rendere il capello più bello, più nutrito e una chioma più lucente. Grazie, dottoressa.
Grazie a voi.